Amici di Italia 1, ci troviamo presso il Palabrilia di Corigliano Rossano, dove appunto viene inaugurato quest'oggi l'hub vaccinale, un punto di riferimento regionale per l'importante attesa campagna di inoculazione del vaccino. Siamo in compagnia, ringraziandolo subito per la presenza e la disponibilità, con il presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci, in prima linea, mai come in questo momento, tra i più strenui difensori e sostenitori dell'importanza del vaccino e del coinvolgimento degli amministratori in questa fase. Presidente, la giornata di oggi e soprattutto qual è il suo auspicio? Beh, la giornata di oggi è un appuntamento sicuramente importante. Noi ci battiamo perché noi, i sindaci, gli amministratori locali più complessivamente, vogliono, sono in prima linea per arginare la pandemia e per cercare di frenarla il più possibile, di sconfiggerla. E questo è l'esempio di quello che i sindaci sono nelle condizioni di fare e vogliono fare. Questa è una struttura, poi io sono contento perché questa è una struttura che ha costruito la provincia tanti anni fa e che l'ha donata giustamente al comune di Corigliano Rossano. E il sindaco si è impegnato tantissimo anche a renderla idonea per un servizio di questo tipo, perché noi vinceremo la sfida con il Covid se lo facciamo tutti insieme e questo. Purtroppo abbiamo qualche difficoltà a farlo capire alla Regione Calabria, che la sfida si vince tutti insieme e si vince vaccinando. Quindi creare queste infrastrutture nei comuni, in una città importante come quella di Rossano e Corigliano, è sicuramente un contributo importante per la battaglia contro il Covid. Siamo finalmente giunti al termine della fase preparatoria, si entra in funzione. Quanto è importante questa accelerazione e soprattutto se c'è già un cronoprogramma? Ma la struttura è già in piattaforma da ieri, i nostri concittadini possono già prenotare, fare la famosa prenotazione da ieri. Le prime sessioni programmate sono quelle di domani. Oggi è una giornata simbolica, diciamo, è una giornata di collaudo in cui si verificano tutte le ultime cose, ma il centro è pronto. È un momento importante perché attraverso questa struttura noi possiamo fare centinaia di dosi in più. Ovviamente adesso quello che ci aspettiamo, così come ci è stato garantito dal generale Figliuolo, è che ci sia la disponibilità delle dosi. Devo dire che abbiamo ricevuto rassicurazioni anche questa mattina in merito, dovrebbero esserci sia dosi di AstraZeneca che dosi di Pfizer, e quindi siamo fiduciosi che questo possa essere uno strumento per far decollare finalmente questa campagna vaccinale, che è troppo importante per salvare delle vite e per tornare alla normalità. Questo peraltro è uno dei tre hub regionali che sono stati attivati e devo dire sono contento e secondo me è giusto che questo hub vaccinale venga fatto a Corigliano Rossano che serve l'intero territorio della fascia ionica. Dottor Laregina, che si è anche molto prodigato per l'attivazione, anche in un clima di sinergia istituzionale, di questo hub presso il Palabrilia di Corigliano Rossano. Cosa rappresenta e soprattutto anche un messaggio a chi ci segue? Sì, ha ragione lei, le istituzioni hanno compreso che quest'area bisognava di un centro importante per quanto riguarda le vaccinazioni, anche perché è un'area che comunque ha avuto un alto indice di contagiosità, tanti pazienti positivi al Covid, per cui bisognava dare un segnale forte che le istituzioni insieme possono dare. E quindi l'istituzione di questo hub, che come vedete insomma, è veramente insomma, una cosa importante, può dare quello che in questo momento è necessario, produrre tantissime vaccinazioni. E da questo punto di vista penso che abbiamo centrato l'obiettivo. Presidente, lei in questi giorni sta intervenendo ripetutamente, non soltanto appunto sul mancato coinvolgimento dei sindaci, come adeguatamente dovrebbe avvenire, ma anche appunto sulla scarsa capacità appunto di dialogo con la Regione. Qual è secondo lei l'obiettivo adesso prioritario da raggiungere e soprattutto anche i primi passi proprio per accelerare? Ma l'obiettivo principale sono due gli obiettivi. Uno è quello della vaccinazione. Più vaccini si fanno e speriamo che il governo è nelle condizioni di garantire l'approvvigionamento dei vaccini ai territori. E quella è la prima sfida. La seconda sfida è quella su due fronti. Uno è quello sanitario di far fronte con i reparti Covid a chi si ammala del Covid. Però noi credo che ci dimentichiamo del fatto che insieme ai malati di Covid e
ed è un fatto importante sicuramente, ci sono le altre patologie, ci sono i malati ordinari. Noi in questo momento stiamo trascurando molto, non riusciamo a dare più le risposte necessarie a chi si ammala di altre patologie. Questo è un fatto gravissimo, ecco perché noi vogliamo essere in campo per fare capire, per dare il nostro contributo. Noi non vogliamo sostituirci a nessuno come amministratori locali, né vogliamo fare lezioni a nessuno. Noi vogliamo dare il nostro contributo, che è forte, perché sui territori ci sono i sindaci, ci sono i presidenti delle province, ci sono gli amministratori locali, e gli amministratori locali, come anche in altri campi, vogliono fare e vogliono dare il proprio contributo. Presidente, un'ultima riflessione è d'obbligo. Mai come in questo momento di emergenza epidemiologica che purtroppo stiamo attraversando ormai da oltre un anno a questa parte, si evidenzia il ruolo sempre più predominante, importante, da collante, se mi fa passare questo termine, che ha assunto e sta continuando tuttora ad assumere la provincia di Cosenza. C'è un ruolo di cerniera fra quelle che sono le varie istanze che provengono dai territori. Ma non ci sono dubbi, noi come primo obiettivo, noi svolgiamo una serie di compiti istituzionali che ci assegna lo Stato, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, ci battiamo. Una delle priorità però è quella di stare in stretto contatto con i territori, con i sindaci, con gli amministratori locali. La provincia vuole essere la casa dei comuni, la provincia vuole coordinare, ripeto, avendo grande rispetto delle amministrazioni locali, vuole coordinare il lavoro che si fa sui territori. Noi vogliamo fare un servizio, la casa dei comuni. Ogni comune deve essere in sintonia con noi, la provincia deve sentire la provincia come una cosa propria. Ecco. E allora grazie al presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci. Sindaco, non soltanto l'hub vaccinale del Palabrilia, ma anche, come abbiamo detto, la palestra Levi dell'area urbana di Rossano, il centro d'eccellenza di Corigliano. Ai concittadini che in questi giorni tentano di prenotarsi, attendono notizie e rassicurazioni, un messaggio di fiducia e di speranza, come già rivolto in precedenza attraverso le nostre telecamere, alla comunità di Corigliano Rossano. Ma c'è un problema nazionale e regionale rispetto all'utilizzo della piattaforma, non c'è dubbio. C'è un problema nazionale di disponibilità dei vaccini e questo spesso fa compiere alla piattaforma, che ovviamente è un algoritmo automatico, fa compiere alcune cose come la prenotazione di nostri concittadini a Melito, Porto Salvo, Altropea e tutto il resto. Questo succederà solo finché ci saranno difficoltà nel reperimento dei vaccini. Già sul centro vaccinale in cui siamo dovrebbero essere disponibili molte sessioni. Ho chiesto di aumentare le sessioni disponibili sul centro d'eccellenza e sulla palestra Callo Levi, che comunque resteranno attive e continueranno a vaccinare, per consentire ai nostri concittadini non solo di prenotarsi d'ora in avanti, ma anche a qualcuno eventualmente di disdire qualche prenotazione altrove per prenotarsi ai nostri centri vaccinali. Dottore Regina, un quesito ricorrente che ci pongono anche i nostri spettatori è quello legato ai cosiddetti soggetti fragili, una particolare categoria. Possiamo fornire anche qualche indicazione, qualche notizia in merito? Sì, guarda, sui soggetti fragili io ho detto ieri abbiamo chiuso un accordo con la FIMGI, con la Federazione dei Medici di Medicina Generale. Sui soggetti fragili io penso che quest'ASP si debba giocare una grande partita, che è quella di presi in carico, non solo di dire prenotatevi, ma è quella di capire che se ci sono criticità, difficoltà, insieme ai medici di famiglia, insieme all'azienda, insieme al volontariato, insieme alla Croce Rossa e insieme alla Protezione Civile, noi dobbiamo fare in modo che abbiano meno criticità, ma che siano accolti per poter essere vaccinati subito, perché veramente rischiano, e quindi è giusto che le istituzioni salvaguardano essi. Dottore, infine una domanda, e più che altro è un consiglio che noi le chiediamo di rivolgere. Sì, ci sono ancora tanti dubbi, tante perplessità legate alla somministrazione o meno di un vaccino. Una sua parola in merito. Guardi, io le posso dire che noi possiamo stare tranquilli per quanto riguarda AstraZeneca. Praticamente abbiamo detto che è un vaccino over 60, per cui
Già qui in questo hub inizieremo una vaccinazione massiva per quanto riguarda l'AstraZeneca, perché è importante vaccinarsi, per cui è un vaccino che, come tutti quanti i vaccini, ha superato, insomma, gli esami per quanto riguarda le agenzie, insomma, che hanno questo compito. Quindi io ritengo che bisogna invitare e sensibilizzare i cittadini che anche AstraZeneca è un vaccino sicuro. E allora grazie al dottor Vincenzo Laregina, commissario dell'ASP di Cosenza, e grazie a tutti voi. Grazie a lei.